Tempi lunghi e costi ingenti per la ricostruzione della porzione di mura antiche crollata nel tardo pomeriggio di domenica. Queste le prime stime fatte dai tecnici del comune di Pistoia e dalla soprintendenza a 24 ore circa dal crollo, dopo una giornata di verifiche e sopralluoghi. Prima di pensare alla ricostruzione, però, occorrerà provvedere allo smontaggio parziale delle mura rimanenti, avendo cura di conservare il materiale che verrà smontato in modo da poterlo riutilizzare con le modalità corrette durante la ricostruzione. Un'operazione molto complessa che richiederà mesi. La sola buona notizia a questo punto è che nessuno sia rimasto ferito nell'accaduto. La prima cosa che dobbiamo fare con risorse proprie è la messa in sicurezza per impedire ulteriori crolli. Questa è la cosa più urgente, più necessaria, ne abbiamo già parlato con la sovrintendenza. Dopodiché, naturalmente, noi avevamo anche un progetto per ricominciare la messa a norma e il restauro. Abbiamo partecipato a bandi regionali per 3 volte, ma non abbiamo avuto il finanziamento. È del tutto evidente che è un progetto talmente grande che richiede risorse esterne a quelle dell'amministrazione. Quindi noi cerchiamo e continuiamo a progettare, continuiamo a partecipare a bandi. Chiedo in particolare alla Regione, per chi la governerà prossimamente, un aiuto e un impegno importante, perché oggi è successo a Pistoia, ma questo è un tema che riguarda tutta la Toscana. La città di Pistoia è circondata per più parti da mura come queste. Il rischio è che possa succedere una cosa simile anche da altre parti, oppure no? No, mi auguro di no, naturalmente controlleremo. La situazione di questa porzione era particolare perché già nel 2011 c'era stato un crollo importante che l'aveva indebolite e che credo siano anche la causa di questo ulteriore accadimento. Quindi naturalmente le controlleremo, nelle altre zone sono molto più solide e hanno situazioni molto diverse, quindi ci auguriamo che sia soltanto una cosa localizzata in questo punto.